Oggi in qualche modo è il mio ultimo giorno di scuola perché da domani sono fuori legge, questo perché ho esercitato il diritto a non vaccinarmi, dunque sarò sospeso senza stipendio. Ci mancherà. Ma anche voi tanto, eh? A dicembre abbiamo seguito il professore di filosofia Davide Tutino nel suo ultimo giorno di scuola. Nel frattempo il professore ha iniziato uno sciopero della fame contro l'obbligo vaccinale. Buongiorno, prof. L'avevamo accompagnata per l'ultimo giorno di scuola. Sì. E invece no. La mia sospensione è stata sospesa. Sono arrivato al lab vaccinale in sciopero della fame, era il quinto giorno, e lì ho trovato un medico che in scienza e coscienza ha detto non esistono studi che comprovino la innocuità del farmaco su questo, poiché... Su questo, cioè sulla... su un soggetto in sciopero della fame. Non è un po' un trucchetto, diciamo, questo di essere esentati con lo sciopero della fame, tornare al lavoro? Il non violento lavora per creare degli strumenti per tutti. Infatti questa lotta non è per me. Non è un caso che io sia ancora in sciopero della fame. Io sono al 12° giorno di sciopero della fame. Morire di fame per non morire di fame. Quando l'abbiamo visto siamo rimasti molto... Come si dice? Sorpresi. Io contento. Vabbè, sorpresi però, perché noi ce l'aspettavamo proprio tipo a casa. Allora, ognuno ha una propria scelta. Però siamo in un ambiente pubblico e bisogna rispettare determinate regole. Lui come persona è una bella persona, però secondo noi deve comunque rispettare le regole come facciamo noi. Cioè, poi rischiamo anche noi, rischia lui. Soprattutto in questo periodo che i contagi stanno salendo tantissimo. Voi siete vaccinati? Sì, noi tre sì. Tranne... Io no. Tu non sei vaccinato perché hai un po' di timore, perché non pensi che i vaccini servano? No, perché tanto i miei non vogliono. Quanti siete in classe? In top, 7. Quasi tutti classe? Vaccinati. Tipo 3-4 non vaccinati. Ah, quindi grande maggioranza di vaccinati. Sì, sì. Sì. Allora... i miei studenti, sì. Io sono stato travolto da una quantità di telefonate che solo negli ultimi giorni ha cominciato ad aiutarmi una cara amica, perché non ci ho capito più niente. Utilizzo i social e scrivo, per esempio, sto andando a Palazzo Chigi, anzi me lo avete ricordato, ora scrivo che sto andando a Palazzo Chigi. Maiuscolo Palazzo Chigi. Sì. E cioè dobbiamo domandarci se il potere sia davvero qui o se appartenga, diciamo, ad altri luoghi. Si è rotto lo sistema. No, si è solo sfilato, ma ogni volta che arrivo qua mi presento alla polizia, l'ispettore mi conosce, però non so se c'è sempre lo stesso. Aspettando che la Pipillo ci dicesse qualcosa. Grazie, salve. Sembrava abbastanza disinteressato il poliziotto. Sì. Il disinteresse è esattamente uno dei problemi che viviamo nell'Italia di oggi. Prima mi metterò un po' qua, poi vedo come va il flusso, io starò solo fermo, non faccio nulla. Com'è che si chiama questa forma di protesta? Duran Adam, significa uomo in piedi, un immobilizzarsi. Professore, le chiedo solo perché indica. Indico a chi mi riferisco. Indico chi deve assumersi la responsabilità di fronte a ciò che sta accadendo e quindi indico verso il governo. Il palazzo del governo, quindi. Esattamente. Green Pass, tortura di Stato. Sì. La tortura esiste in molti paesi e parliamo di cose molto tangibili, molto concrete. Non è un po' irrispettoso rispetto a chi patisce davvero le torture
parlare di tortura. Non dimentichiamo che sembravano iperboli anche quelle di chi disse: renderemo quest'aula sorda e grigia. Potevamo rendere quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli. Quello che disse Benito Mussolini. Esatto. Sostiene che in questo momento qui dentro ci sia un pericolo fascista. Io dico che si sta instaurando molto semplicemente un regime totalitario. Si è instaurato. Però lei sta protestando. No, io sto lottando. Lei sta lottando e nessuno la ferma. Questo in un regime totalitario non potrebbe accadere. Questo non è il modo giusto di porre la questione. Il modo giusto di porre la questione è: sono stato ricattato e o ci dai il corpo o non lavori. Mia mano. Vedi? È arrivato il medico del professor Tutino, che essendo al 12° giorno di sciopero della fame è monitorato da un dottore. Allora, ovviamente la saturazione è buona, la frequenza è un pochino alta, ma questo ci sta. La frequenza alta che cos'è? È perché lo stress da digiuno, no? La pressione è accettabile, ok? Ok, mi raccomando, No, per me... Allora, non gli diamo occasione di stare senza mascherina perché non vedono l'ora. No? Nell'ambito della sua protesta il professore Tutino si è imbattuto nell'ufficio parlamentare dell'onorevole Cunial. Cosa rappresenta Tutino, il professore Tutino oggi per lei? Rappresenta un eroe dei nostri giorni. Per il Quirinale si è già fatto un'idea? Chi voterebbe al Quirinale? Sono curioso. Assolutamente. Tutino al Quirinale? Assolutamente. Adesso scaldo questo brodo e ricordiamo tutti come Marco Pannella prendesse per tenere un po' su il corpo durante gli scioperi della fame 3 cappuccini al giorno. Per quanto riguarda me, prendo 3 belle tazze di brodo al giorno, di brodo vegetale. Un cucchiaino di parmigiano, ecco qui. Questo è un momento bellissimo per me. Qual è, diciamo, un elemento che potrebbe convincerla a vaccinarsi? Certamente un fattore potrebbe essere che io sia lasciato libero di sceglierlo.